Per iscriverti al canale, schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. A 97 anni è riuscito a guarire ed ora è di nuovo a casa insieme alla sua famiglia. Arriva da Cremona la storia a lieto fine di un nonno che, dopo essere stato ricoverato per 15 giorni all'ospedale di Asola in provincia di Mantova, è guarito. È stato il primo paziente ad arrivare nel nosocomio, uno tra i primi a superare la malattia, come ha reso noto la SST locale. Eppure non è stata per lui una passeggiata. Era il 29 febbraio scorso quando l'uomo è stato diagnosticato una polmonite che ha richiesto l'isolamento in attesa del risultato del tampone, che è stato poi positivo. Il 97enne si è poi aggravato, rimanendo in condizioni critiche per una settimana, poi il miracolo con il recupero del nonno. Sembrava che non potesse farcela, ha spiegato al quotidiano la provincia Maria Luisa Spina, il medico della medicina generale diretta da Marco Ghirardini, che ha disposto il ricovero del paziente e lo ha assistito insieme alla collega Sara Malagola e altri operatori sanitari. Invece si è ripreso molto bene. Ha dimostrato una tempra formidabile, una totale autonomia. La sua è una famiglia longeva, ci ha ringraziati e ha detto all'equipe che siamo i suoi angeli. Poi a lieto fine, il 97enne è stato dimesso ed è potuto tornare a casa dalla figlia, dove resterà in convalescenza in attesa del secondo tampone di controllo previsto dalle procedure per decretare la guarigione definitiva.